La Teddy è un'azienda fondata nel 1961 da Vittorio Taddei, è un'azienda che è sita in Rimini e produce abbigliamento fast fashion. I marchi principali che produciamo sono Terranova, Calliope, Rinascimento e Miss Miss. L'età media del prodotto varia in base ai marchi, ci sono dei marchi che vestono più persone adulti, ci sono dei marchi che vestono persone più giovani. Sono nell'ambiente moda da quasi 30 anni, ho avuto la fortuna di cavalcare svariate epoche, tra cui il passaggio tra il cartamodello manuale e il cartamodello in 2D, e fortunatamente in quest'ultimo periodo sto avendo la fortuna di lavorare con Clo 3D, che sicuramente è l'apice per quanto riguarda il nostro lavoro in questo momento, nel momento in cui sicuramente l'azienda ci chiede di accelerare tutti i nostri processi. Il prima dell'avvento del Clo 3D, un modellista che voleva vedere a tutti i costi una vestibilità era costretto a realizzare il cartamodello, mandarlo al taglio, farlo tagliare, far tagliare la prima telina, farla confezionare. Aspettare magari un giorno per vedere un risultato. Quello che invece è successo oggi, quello che sta succedendo in modelleria, che è una vera e propria rivoluzione, è che il modellista alla fine del progetto o a metà del progetto, perché la cosa bella del Clo 3D è che si integra in maniera perfetta con i CAD 2D e di conseguenza si può iniziare un progetto, portarlo sul 3D, fare tutti i dettagli, verificare tutte le proporzioni, riportare il progetto nel CAD 2D e da lì completarlo per poi decidere se realizzare un prototipo definitivo in 3D o se far confezionare un prototipo in base alle esigenze del caso. Col sussidio del 3D noi ci aspettavamo di migliorare quella che è l'intesa tra designer e modellista, principalmente, perché molto spesso si può cadere in misunderstanding. Perché magari un disegno può essere mal interpretato, una forma può essere mal interpretata, e non solo quello, ci serviva anche qualcosa per accelerare i tempi di progettazione, per accelerare quella che è la prima fase di interpretazione, che è quella poi che porta via più tempo in fase di studio. E con l'aiuto di Clo 3D stiamo veramente riuscendo a trovare una grandissima intesa. Al tal senso che riusciamo a interpretare il capo in tempo reale, potendolo vedere direttamente sullo strumento. Questo è stato il mio primo campionare da solo, in autonomia. E vi assicuro che non è così facile come sembra sui banchi di scuola, e avere uno strumento come questo per vedere in diretta quello che stai facendo credo che sia impagabile. È 20 anni che faccio il modellista in questa azienda. Siamo partiti con la carta, quindi grande sofferenza vedendola dopo 20 anni, chiaramente. Siamo partiti con il 2D e con grande entusiasmo, e adesso abbiamo avuto questo approccio con il 3D dopo tanti anni, perché abbiamo visto molti software, ma erano veramente lenti e ci danno una carica, ci danno una forza per andare avanti, perché vediamo che il futuro è proprio questo. E da pochi mesi stiamo utilizzando Clo e devo dire che il nostro lavoro è cambiato notevolmente perché tutti quelli che erano i nostri processi sono stati rinnovati, diciamo così, da questo programma che ci sta aiutando molto a velocizzare i tempi e a sperimentare tantissimo, quindi nel miglior modo possibile e nel minor tempo possibile. Clo 3D è uno strumento che ha cambiato radicalmente il mio ruolo, in quanto cioè, mi ha consentito di avvicinarmi in maniera molto forte al mondo del prodotto, quindi ha amalgamato il ruolo di modellista a quello della ricerca del prodotto. Anche con il cercatore a fianco possiamo fargli vedere se ad esempio preferiscono un taglio sul seno più scollato o meno scollato in pochi secondi invece di metterci una giornata o mezza giornata per cucirne uno in sartoria. Ho iniziato a usare il Clo 6 mesi fa quando è arrivato in azienda.
Mi ha colpito molto, perché se penso cosa si faceva 20 anni fa quando è iniziato, che si lavorava su carta, poi si è iniziato a lavorare su programmi di 2D, adesso usare programmi di grafica 3D mi sembra un passo veramente importante verso il futuro.